Operai al lavoro questa mattina in Piazza Libertà ad Avellino per montare il grande albero di Natale e le luminarie lungo il corso. Ma nonostante manchino appena 2 settimane al 25 dicembre, nel capoluogo irpino stenta ancora a respirarsi l'aria di festa. Complice anche il maltempo, ma soprattutto i ritardi dell'amministrazione comunale, i commercianti del centro sono estremamente delusi. Non mi soddisfa il clima natalizio perché non lo sento ancora. Diciamo molto molto in ritardo e speriamo nell'illuminaria, speriamo che si accenda presto, si possa accendere presto tutto il corso, come pure altre strade secondarie. Avremmo voluto che per l'8 dicembre già ci fosse stato un po' di luce per il corso, per attirare un pochino più di gente, visto che comunque neanche il tempo ci sta aiutando più di tanto. Credo sia veramente vergognosa come cosa e come situazione, anche perché diciamo che il corso dovrebbe essere la strada principale di Avellino, la strada del commercio, la strada del passeggio, ma senza luminarie e il blocco delle auto non invoglia soprattutto le persone ad uscire. Poi mettici anche le condizioni climatiche. Il periodo già è buio e buia anche la città, quindi siamo in netto ritardo su tutto, ci trasciniamo questo periodo negativo il secondo anno che finirà comunque male. E c'è poco da dire, molto poco. C'è pochissima atmosfera natalizia, sicuramente il maltempo ha penalizzato. Le illuminarie sono bruttissime, veramente bruttissime. Si poteva ricorrere a qualcosa di meglio.